andata? Infatti le piante non hanno scheletro. Poi gli squali sono pesci, tartarughe sono rettili, non sono amfibi. Ma sono rettili? Sì, sì, sono animali che poi i coralli sono ambientati anche dalla civiltà del mare e anche dalla coraggio delle barche. C'è la barca arriva questa sono gli squali, però gli squali sono pesci. Poi queste sono le tartarughe, in realtà sono rettili. Questo invece è solo mandarelle.
materiali, lo scioglie, produce delle bolle che vedrete gorgogliare qua dentro, che renderanno a loro volta l'acqua ancora più acida. Questo lo vedete perché da blu il colore diventerà verdognolo. Questo è un indicatore, un colorante, come si dice. Io blu vuol dire che è basico, quindi permette la vita, verde vuol dire che diventa acido e non permette la rottura. Adesso metto questo dentro, vedrete che qui inizia a fare delle bolle, a sciogliersi e là cambierà colore. Vedete che pian piano vira, il colore cambia e diventa verde quasi giallo. E qui la polvere pian piano si scioglie. Quindi in pratica con l'inquinamento e la produzione di CO2 si crea questo ambiente non sano che a sua volta fa un circolo e l'anidride carbonica produce sempre più inquinamento. Scioglie i coralli e le barriere corallina si scioglie. Grazie mille, grazie lì se volete ci sono gli acquari, acquario vivo, sano, questo è l'acquario morto, e invece con l'acquario morto rimangono solo gli stessi. Un saluto per la stampa.